feet lighter than the farm. I was almost wondering the schoolhouse back there, and that's where these neighborhood children go to school. Ho recuperato una macchina e mi sto dirigendo nella zona di Lancaster. Questa zona in pratica è il cuore pulsante della più grande comunità Amish al mondo. Ed è tutto vero, negli Stati Uniti vivono circa 355.000 Amish, di cui la più alta concentrazione è proprio qui in Pennsylvania, nella zona di Lancaster, con 84.000 persone, seguita poi dall'Ohio con 80.000. E al contrario di molte minoranze che spesso tendono a diminuire in numero, gli Amish invece continuano a crescere. Dal 2000 ad oggi la popolazione totale è raddoppiata. Il mio primo incontro Amish, una carrozza a caso, bellissimo. Quello che voglio provare a fare in questo video è quello di vivere in prima persona e poi raccontarvi una comunità religiosa molto particolare che rifiuta completamente la tecnologia moderna, nonostante i loro membri vivano a pochi passi da alcune delle città più moderne e tecnologiche d'America. Gli Amish, che in realtà non hanno origini statunitensi, ma si tratta di una comunità nata in Svizzera intorno al 1500 da una costola della chiesa protestante. Infatti loro, al contrario di tutta la chiesa, volevano che i credenti scegliessero di battezzarsi in età adulta e non imporre il battesimo ai neonati. Per questo furono perseguitati e trovarono la pace soltanto dall'altra parte del mondo, migrando prima in Pennsylvania e poi nel resto degli Stati Uniti. E se non ne avete mai sentito parlare, è molto strano, perché sono stati rappresentati in un sacco di film o serie TV, ma probabilmente tutti se li ricordano per le apparizioni negli episodi di Simpson. Cousin Jacob, all the way from Pennsylvania. O perché non vestono alla moda e invece di utilizzare le automobili girano per le strade con le loro carrozze. E dopo essere stato negli Stati Uniti più e più volte, ero super curioso di andare a scoprire un po' di più a proposito di una comunità di cui tutti mi hanno sempre parlato, ma di cui nessuno alla fine sa nulla. E capire come mai nel 2022 ci sono ancora centinaia di migliaia di persone che scelgono volontariamente di avere una vita semplice e senza tecnologia. Il grosso problema però, e che è anche il motivo per cui online si trovano pochi contenuti a proposito di questa comunità, è che gli Amish odiano le videocamere. È permesso dalla loro religione di essere ripresi da lontano. Ma qualsiasi tipo di interazione in primo piano è proibita. Tutta questa paura dei video semplicemente perché spesso la TV americana li ha fatti passare come degli stramboidi o raccontando solo le storie di chi ne è uscito senza mai approfondire di più la loro cultura. E questa cosa vale anche per le foto, per esempio. Infatti anche nelle loro case non troverete mai un ritratto di famiglia o foto dei propri figli, come non troverete neanche uno specchio. Ma questo, come sempre, dipende da comunità a comunità. Insomma, le varie differenze tra Amish del nuovo ordine più moderni e Amish del vecchio ordine più conservatori. E quindi quello che vedrete in questo video sarà un mio tentativo di raccontarvi a parole mie una cultura poco conosciuta e che ama pochissimo le interazioni in camera. Che poi immediatamente fuori da Philadelphia, giusto un quarto d'ora, 20 minuti, diventa subito countryside. Campagne appena appena innevate e fattorie. Assolutamente nulla. Ovviamente dovete pensare che non esiste un villaggio grosso Amish, una cittadina Amish, è semplicemente una comunità sparsa in tutta quanta questa contea. E quella laggiù è una scuola Amish. Sono arrivato in quello che si chiama il Green Dragon Market, un mercato gestito al 50% da persone Amish e al 50% da americani super conservatori. E qua ci sono tutti quanti gli spazi per le carrozze, che al momento però non ci sono. Ho visto un po' di ragazze Amish, un po' di signore Amish anche loro, e un solo ragazzo. È una situazione molto 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 strana. Super silenzioso all'interno. Mi guardano tutti quanti stranissimo perché sono il forestiero qua praticamente. Le sfaccettature di questa cultura a noi molto strana nel 2022 sono tantissime e si potrebbero sicuramente riempire libri o parlarne per ore, ma mi concentrerò su 7 grosse macro aree della comunità Amish che ho avuto il piacere di approfondire in queste 48 ore off the grid, come dicono loro. Ovvero i buggy, la chiesa, gli appuntamenti, le vacanze, la tecnologia, la loro lingua e la rumspinga. Che poi i buggy sono forse la cosa che colpisce di più appena si arriva in questa zona. Sono delle vere e proprie carrozze trainate da uno o due cavalli, dipende dalla grandezza, e che sono più moderne di quello che potete immaginare. Hanno infatti una batteria da 12 volt che serve per far funzionare le luci anteriori, dei freni e delle quattro frecce, e moltissime hanno anche dei freni idraulici. Non esiste di certo poi un concessionario dove comprarle, ma botteghe di Amish che si occupano di costruirle e venderle alla comunità per circa $4,000 l'una. E le usano non tanto perché sono contrarie alle automobili, ovviamente per rispettare le tradizioni di un tempo, ma perché cercano semplicemente di evitare una vita frenetica, scegliendo invece qualcosa che gli permetta di vivere più lentamente. La cosa interessante della comunità Amish è che
Non sapevo che ho scoperto in questi miei giorni qui a Philadelphia è che parlano una lingua tutta loro, che si chiama Pennsylvania Dutch, che tradotto sarebbe praticamente olandese della Pennsylvania, ma non c'entra nulla con l'olandese, in realtà è uno storpiamento della parola Deutsch, quindi è una sorta di tedesco, anche se ormai si è trasformato e non assomiglia più a quello originale, però tantissime parole e tanti suoni sono praticamente uguali. Hornfro di Wiesnet Besser, Halsi in di Karep Stahl, Gleich zi dat nox best von all. Mentre in questo momento mi trovo a Lancaster. Una piccolissima cittadina dove però gli Amish non ci vivono, infatti preferiscono, come potete immaginare, stare in mezzo alla natura tra i campi lì attorno, nella zona di Intercourse per esempio, Gordonville o Strasbourg, dove ero diretto io. Strasburgo, insomma, piccolissimo paesino perché non è una cittadina, dove ci dovrebbe essere un'altra grossa, forte comunità Amish, tutto quanto qui attorno. Ne ho visto uno andare su un trattore, quindi possono utilizzare la corrente o i motori elettrici o i motori a scoppio a questo punto. Uno invece andare su una bici molto 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 particolare. Spostano queste sorte di mini scooter monopattino. Pazzesco. Uno esce fuori a prendere un caffè e al semaforo cavalli con le carrozze. È un posto surreale, perché è proprio un mix 50-50 di Amish che vivono una realtà completamente diversa da quella che viviamo noi, che vivono gli americani, e americani. Stavo camminando e mi sono imbattuto in quella che credo sia la festa dell'anno, ovvero le vendite di primavera, le Amish Mud Auctions. E praticamente tutti quanti gli Amish della contea si ritrovano qui per vendere tutti quanti i prodotti, pezzi di ricambio, cavalli, animali, ruote, una valanga di cose. Non avevo mai assistito a un'asta, ma neanche in Italia, ma queste qui in America e soprattutto fatte dagli Amish sono tutta un'altra cosa. Folli, vendono di tutto. C'è la gente che compra qualsiasi cosa fatta in legno, metallo, borse. L'ora passata alle aste degli Amish è l'ora di dirigerci alla prossima destinazione, ovvero la più importante, dove riposerò questa notte, una vera fattoria Amish. Che poi un'altra di quelle cose che mi sono chiesto in realtà è se avessero delle feste o se festeggiassero il Natale, trattandosi comunque di cristiani. E in verità, per mia gran sorpresa, no, non lo festeggiano. Non credono infatti nel dare una data specifica per quella ricorrenza e nella mercificazione di quell'avvenimento, quindi no decorazioni, no alberi di Natale, ma ogni tanto in alcune comunità capita di scambiarsi qualche piccolo dono. Solo piccole fattorie Amish. Cosa interessante, gli Amish chiamano qualsiasi persona che non sia Amish English people. Li chiamano tutti quanti English. Io per loro sono English. Un americano per loro è English. Un ragazzo del Pakistan è English. E alla fine è successo. È successo, hanno la freccia. Mettono la freccia. Che cose belle. Sono a 35 secondi dalla mia fattoria dove dormirò e ho una carrozza davanti. Penso che quella sia la mia fattoria. Arrivato la mia fattoria Amish. Lo so che siete curiosi come lo ero io, perché non c'era nessuna recensione, non c'è niente, non c'erano foto, non c'era nulla. Perché dovete immaginare che loro non utilizzano internet, quantomeno la signora che mi ha fatto il check-in mi ha detto: poi mi farò dare i soldi da, ha detto un nome di un ragazzo che probabilmente gestirà tutte quante le prenotazioni online per le famiglie Amish che vogliono fare questo tipo di cose. Poltrona, divano, una stufa per scaldarsi e un cucinone con gas e corrente elettrica. C'è anche la macchina del caffè con del caffè. È molto più grossa di quello che mi aspettassi. Ha anche troppe porte per i miei gusti. È tutto quanto molto vecchiotto, ma mi piace. E quindi questo, amici, è una casa all'interno di una fattoria Amish. E come potete vedere, ne ho anche la prova. Era attaccata al frigo su cui vi ho appoggiato. Altra cosa da dire, gli Amish sono super 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 religiosi. Infatti è pieno ovunque in casa di scritte che riguardano Dio o la religione in generale. God, trust, praise,
believe. La moquette sul gabinetto non l'avevo ancora vista. E anche la tenda con i versetti della Bibbia, sì. La vista dalla porta d'ingresso non è niente male. La macchina, le colline della Pennsylvania, dei piccoli canetti. E da qua posso vedere tutte quante le carrozze che passano sulla strada. Una cosa a cui non avevo pensato, sto uscendo per tentare di andare a mangiucchiare qualcosa a 10 miglia da qui, che è il ristorantino più vicino. Questa casa non ha le chiavi. Non si può chiudere. Né quella porta d'ingresso, né quella sul retro. Non c'è proprio modo, non ci sono le serrature. Si può chiudere dall'interno una volta che sei all'interno, ma dall'esterno non ci sono serrature per me. E questo immagino che voglia dire che la comunità tutto quanto qua attorno è super sicura, insomma, che non ci sono malintenzionati se le case non hanno le serrature. E in realtà la situazione qui a New York alle mie spalle dove mi trovo è un pochino diversa, perché le serrature qui ci sono e hanno buon motivo di esistere per garantire la sicurezza del sottoscritto e delle cose che tengo all'interno della camera d'hotel. Altra cosa che faccio per mantenere tutto quanto al sicuro quando sono all'estero in giro e mi connetto a reti pubbliche o reti di questo hotel vicino Times Square, insomma, è quello di utilizzare NordVPN, che è lo sponsor di questo video, per proteggere i miei dispositivi e i dati che contengono, in questo caso lo smartphone o il computer dietro quando lavoro. Perché le reti pubbliche che trovate nelle metro, nei caffè o nelle vostre camere d'hotel non sono affatto sicure come pensate. Sì, perché tutti i nostri dati, password e codici di accesso possono essere facilmente accessibili o possiamo essere potenziale preda di attacchi hacker. Cliccando sul link in descrizione e andando su nordvpn.com/andy avrete uno sconto esclusivo, ma la gran figata è che potete tranquillamente provarlo per 30 giorni e vedere se vi gasa e se non fa per voi disdire senza problemi. Detto questo, torniamo a un mese fa e 100 km qua a sud in Pennsylvania dai miei cari amici Amish. Morning. My husband will be down shortly, and then you have a, come and have a chat with him. Oh, actually, yeah. I'd like to, yeah. La signora si è presentata così, sfondando la porta, mi ha portato la colazione. Yogurt fatto in casa, marmellata, succo d'arancia, burro, pane e uova. Ho appena avuto un'interessantissima conversazione di 35 minuti con il padrone di casa, un signore Amish di 65 anni, che non ha voluto essere ripreso. Gli ho fatto un sacco di domande a proposito della comunità Amish e ha confermato tutto quanto quello che ho letto ieri sera all'interno di questo piccolo libricino, compresa la cosa che possono tranquillamente permettersi di andare al supermercato e comprare alcune cosine. Non hanno la TV, ma si informano a proposito di quello che succede nel mondo, quindi hanno a conoscenza di tutte quante le brutte cose che stanno succedendo in questo periodo attraverso i giornali cartacei. No TV, no intrattenimento, no internet, ma un po' di tecnologia sì. E allora di andare, vediamo se riesco a farmi anche un getto su un buggy. E che giornata, bellissimo. È incredibile perché ho fatto 5 metri ed è pieno di carrozze in giro questa mattina. Sono davvero ovunque questa mattina. Questo posto è surreale, sembra di stare in un altro pianeta. Assurdo, ci sono i parcheggi per auto qui e parcheggi per le carrozze lì. Forse ho trovato qualcosa, ma tra mezz'ora. Nell'attesa sono finito in un supermercato Amish e hanno anche tutti quanti i loro libri. Sì, perché come potete immaginare anche le letture che possono fare sono censurate da loro stessi. Insomma, leggono solo cose scritte da Amish per Amish. C'è proprio di tutto qui dentro. Oltre che i prezzi sono bassissimi, costa tutto niente. Tutti i prodotti Amish fatti nella zona, incredibile. Che posto favoloso, Intercourse, Pennsylvania. Nel nulla più totale, supermercato Amish, signora Amish alla cassa, con la figlia, libro Amish, una piccola dolcetto alle mele e un succo alle mele, tutto quanto fatto qua. Così posso assaggiare un po' di cultura e impararne un po' di più leggendo un libro di uno storyteller locale. I figured they'd be coming.
We're still going to our own private schools. We don't go to public schools. And we have a little one-room school in each neighborhood, and usually about 30 children in one school, with one teacher, but all 8 grades in there. Just a couple in each grade. Oh, boys, we don't do any high school or college, just 8 years of grade school. You're born up here on the right. I was just built last year. They also built a chicken house, 10,000 chickens right behind there. I was built last year. Yeah, brown chickens for brown eggs. This home is not Amish. This is the only home in this area on this road that's not Amish. Everything Amish, I threw it again for a while. That was 4 years ago. His house was built in the 1860s. The house on the right where me and my wife live in, that's the Doherty house. That was built about 1870, but we put new siding and roofing on there too. We did that ourselves, but he got an Amish crew to frame the house. I was soybeans on either side here last year. This year there were soybeans. Might be corn again this year. Oh boys, okay. Oh boy. Sono finito a fare una chiacchiera di mezz'ora con un Amish a cavallo e sono finito nella sua fattoria. Altra cosa, gli Amish sono famosissimi per una cosa in particolare: costruire strutture in legno. Infatti tutti gli edifici della zona sono interamente costruiti da loro, dalle loro fattorie, le loro case e le loro scuole. Infatti nella maggioranza dei casi gli uomini si occupano di gestire imprese di costruzione, o sono proprietari di negozi, allevano le mucche per vendere la carne. No, non il latte, perché non conviene più venderlo. Next summer they'll be out in the meadow too to eat grass, but there's a couple of Holstein heifers here, but most of these are beef cattle. O enormi allevamenti di galline e polli per uova e carne. Mentre le donne spesso si occupano dei numerosissimi figli, della casa, fanno le maestre, le cameriere in qualche locale della zona o servono al mercato, come avete visto. Ovviamente poi ogni famiglia ha anche i propri cavalli, che servono per trainare i baghi con cui vanno in giro. E sono tutti ex cavalli da corsa che loro comprano una volta che sono troppo vecchiotti per l'ippodromo. Ah, e le donne e i bambini piccoli non guidano i baghi. Se si devono spostare in autonomia usano le strane bici monopattini che vi ho fatto vedere prima. E poi ovviamente avevo ancora un'infinità di domande a proposito della loro comunità, di come vivono e delle loro abitudini. Per cui mi sono diretto all'Amish Village per entrare in una casa Amish a fare un po' di domande ad una ragazza che ovviamente non ha voluto comparire in camera. Like the thing you were saying, like about like the these benches, these are almost like the exact same benches that they would use at a church service. Sì, infatti la particolarità è che gli Amish, nonostante siano super religiosi, non hanno chiese, ma a turno le cerimonie vengono svolte in casa di una famiglia della comunità, dove vengono ogni volta portate le panche, uomini da una parte e donne dall'altra, per circa 3 ore di servizio. Ooh, is that real? This Bible here? Oh, that's the Bible. Wow. So it will use electricity and just give you gas, propane, anything like that. Mm-hmm. All right. Oh, similar with refrigerators, they can have it. They can have it? Okay. This one was actually run on gas. How? What? It's like a gas line, but they'll have it in like a big white tank. Okay. And it's like connected through the whole house. And especially nowadays, a lot more of them, you'll see with the white, like, propane and gas yeah. tanks on the sides of their homes, they'll have that. And a lot more of them are actually switching to solar panels. That way, it's technically their own grid, so they can have, like, multiple things. So they would just turn the propane tank on. So it's like, oh, there's fire there, okay. Yep, come up right there. And this one is actually movable, so they're able to move it. Wow. And then that mixer back there, that one's run on an air compression tank. When do they find like those things? Like with like. So they'll buy a regular mixer and then they convert it themselves. They know how to convert it themselves. Yeah, yeah, yeah. Esattamente come dicevo prima, esistono comunità in cui la tecnologia moderna è totalmente evitata, mentre in altre viene piano piano introdotta con delle piccole modifiche. Let's go. All right. Why do you always wear black? That's a common misconception. A lot of them don't like wear black all the time. Okay. They can choose different colors. Even the boys can choose the colors of their shirts that they want to wear. They okay. just have the black pants and overalls. Okay. And then the girls' dresses are different colors. So like oh, these are examples of the outfits that they would wear most of their life, just in bigger sizes as they would get older. If they want, they can choose different shades of purples, pinks, blues, okay. and greens.
So then this dress is special. Un abito speciale perché viene dato dalle madri alle ragazze che hanno appena compiuto 18 anni e sta a simboleggiare che sono pronte per essere scelte come spose. Insomma, se indossi quel vestito significa che sei single. Quindi dopo i 18 anni ci si becca in giro, ci si conosce, ci si fidanza, non c'è alcun contatto fisico e dopo circa 1-2 anni di frequentazione si è pronti per il matrimonio. Nota importante, la media dei figli di una coppia Amish è di 8.3 figli. Daniel, per esempio, il signore con cui mi avete visto sulla carrozza, ha 101 nipoti. 101. They say the longer the beard, the longer he's been married for, and they won't wear any wedding rings. Then the men, they'll also wear felt hats like these during the winter time as well. Okay. When the dad first has like his first child, he'll receive one like this, but once he has grandchildren, he'll receive one that's sunken in. So that's how you kind of tell the difference between the grandfathers and then fathers. It doesn't have a face on it. They don't want something that could possibly represent themselves in any way. Okay. So the dolls that they own aren't going to have any faces on them. There's a bunch of colors, because I thought it was like it's really common. A lot of people think they just wear black. Yeah. Nope, they can have an array of different colors. The only colors that they're not going to wear are like yellows, reds, oranges, and browns. Okay, flashy. And you guessed right, this is the washing machine. Which is called like that? And this is actually run on a lawn mower motor down here on the right. All they would need to do is get some gas, put it in there, pull the plug, start it up. It would take their clothes around 40 minutes to wash. Mm-hmm. Ah, e la room spinga è invece quello che potrei definire forse un anno sabbatico, dopo la scuola intorno ai 16 anni, in cui possono vivere come non Amish e provare le esperienze del mondo delle English people. Ma pochissime comunità lo permettono, qui in Pennsylvania per esempio non esiste la room spinga. 16 anni che è anche l'età in cui si decide di entrare a far parte della comunità Amish, oppure no, attraverso il battesimo. Il 92% di loro entra a farne parte, un 8% invece lascia per sempre la comunità. E qui abbiamo la scuola. Questa è una cosa che probabilmente non vedrete da altre parti, questo è l'interno di una scuola, un'intera scuola Amish. Come potete vedere ci sono delle cose molto particolari come la stufa per scaldare tutto quanto, la cattedra della maestra che solitamente ha tra i 18, 19, 20 anni. Ci sono sedie e tavoli di tutte le altezze, piccoli piccoli, piccolini, piccolini, un po' più grandi, grandi, grandi. Perché tutti quanti i ragazzi fino ai 15 anni vanno qui nella stessa classe e la maestra insegna a tutti quanti contemporaneamente, nel senso che mentre insegna a quelli più piccolini, quelli più grandi fanno i compiti perché non hanno mai i compiti a casa, quindi... Mentre quelli grandi fanno la loro lezione, gli altri fanno i loro compiti. Altra cosa molto interessante, Pennsylvania Dutch viene parlato a casa, l'inglese viene parlato all'esterno, a scuola, insomma, per relazionarsi con il mondo degli English people. Il tedesco, invece, puro tedesco, viene utilizzato per le sacre scritture, quindi durante la messa, che viene effettuata soltanto due domeniche al mese, in realtà, perché la seconda domenica e la quarta domenica sono di totale puro relax, meditazione e lettura delle scritture. Mi mancheranno questi posti. È stato pazzesco. Guess who's back. Back. Quanto sei bella. Mamma, quanto sei bella. All'interno di una carrozza Amish.